Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika. Oggi vi voglio portare nel nostro primo viaggio in quattro. Da come sapete sono diventata mamma da pochissimo, lei ha un mese e 10 giorni. E niente, pensavamo di non andare quest'anno in Sicilia perché appunto avevamo lei piccola, ma abbiamo cambiato idea e quindi facciamo questa prima avventura con lei piccola piccola. E abbiamo la macchina già carica, faremo un pezzo di strada con la macchina e poi prenderemo la nave da Napoli. Stasera tra l'altro andremo a mangiare la pizza. Comunque vi porto con noi, non vi spoilerò nient'altro, vi porto con noi e vi faccio vedere tutto quello che facciamo. Oddio! Siamo già in macchina, sono le 11 meno un quarto circa e niente, quasi che partiamo. Abbiamo fatto un bel po' di viaggio, siamo quasi a Roma e niente, ho una fame assurda, sono le 3. Mancano 40 minuti e arriviamo al lungomare di Napoli. Oddio, sono stanchissima e non ho fatto niente, ho solo badato alla bambina. Non si sveglia. Ciao! Abbiamo finito di mangiare. Qui c'è Stella. Quanti mesi sono passati da quando ci siamo conosciuti a quando ci siamo incontrati? Almeno 8-9 mesi. Aiuto! Siamo chiatte, felici e contenti. L'acqua è stata veramente una grata. Ciao a tutti. Allora, sono mezzanotte praticamente. Siamo entrati in nave con ritardo, io sono stanchissima. E niente, ho dato già la poppata alla signorina, lei è stanchissima, io pure, infatti spero che si addormenta. Allora, mi prendo 2 minuti di tempo per farvi questo video, anche se sono stanchissima e vorrei soltanto mettermi a letto. Allora, sono 1 circa di notte, noi ci siamo imbarcati un'oretta fa. Dicevo, ci siamo imbarcati circa un'oretta fa. Appena saliti in nave, siccome siamo stati ad aspettare per salire appunto in nave circa 2 orette, quindi quando siamo saliti la bimba era talmente stanca e stremata che ha pianto praticamente per un'ora di fila senza mai fermarsi e niente, adesso siamo riusciti a calmarla e l'abbiamo messa giù a dormire e adesso sta dormendo qui e niente, io sono stanchissima quindi mi metto a nanna anch'io e ci vediamo domani mattina. Io sicuramente nella notte mi sveglierò perché lei vorrà fare le poppate, però non prendo il telefono perché ho visto che in questa camera, che è diversa rispetto a quella che abbiamo preso a febbraio,
Non ci sono le prese vicino al letto, ma devo metterla là praticamente. Quindi non ho il telefono accanto a me. E niente, tra l'altro, quando sono salita in nave avevo un mal di testa allucinante. Infatti, mi sono dovuta prendere una Buscovan. E adesso già sto meglio, mi è passato tutto. E niente, mi metto a letto, vi faccio vedere Sirius. È lì. Questo, io mi metto a dormire e ci vediamo domani mattina quando arriviamo a Palermo. Ciao. Allora, io prima vi ho salutato, ma vi volevo far vedere una cosa che hanno dato perché abbiamo il cane. Allora, la scorsa volta a febbraio, quando abbiamo portato il cane con noi, non hanno proprio dato nulla. Infatti sono rimasta scioccata stavolta che ce l'hanno dato. Allora, ci hanno dato questo sacchettino qui, Farmina, che sarebbe il marchio, insomma, di cibi per cani, praticamente pet food, vedete? Niente, questa sacca qua con all'interno, oddio, un dépliant, non so. Ah, ok, un dépliant con tutta la lista crescita, il consumo di acqua, il pH urinario, i vari pesi dei cani, eccetera, eccetera. E poi ci hanno dato, vabbè, il foglio informativo dei cani, dove sta scritto che all'interno della nave serve museruola, bla bla bla. Dentro quella borsa ci stava il robino con sempre Farmina, con i sacchettini per la cacca, una traversina sicuramente da mettere in camera per farlo riposare, poi ci stavano degli snack, questi qui, del marchio Pumpkin, e poi ci stava, cosa utilissima, un pacco di salviettine per cani, cioè stupendo. La scorsa volta a febbraio, quando siamo partiti, non ci hanno dato praticamente niente. Infatti, stavolta sono rimasta un po' così. Cioè, stupita, non me l'aspettavo. E niente. Sirius, tra l'altro, ha già mangiato tutto. Niente. Io vi saluto di nuovo. E adesso vado davvero a dormire perché sono stanca, stremata, sonno. Quindi ripeto, ci sentiamo domani mattina. Ciao! Buongiorno, sono le 5. Questa signorina ha appena mangiato e adesso sta facendo la cacca. Sono le 6 meno un quarto praticamente. Niente, io sto stanchissima. Lei si era addormentata all'una meno un quarto, ma ho perso tempo ad addormentarmi. Mi sono addormentata all'1:10. Quindi, oddio. Dicevo, mi sono addormentata all'1:10, quindi ho fatto 25 minuti in meno rispetto a lei di sonno. Ah già. Niente, ha già pappato, adesso deve fare la cacca. Appena fa la cacca cambio pannolino e poi credo che a breve inizieremo a liberare la stanza. Perché arriviamo a Palermo alle 8:30, quindi tra un'oretta e qualcosa. Salute. Salute. Brava. Questo. Niente, ci vediamo appena arriviamo a Palermo. Stiamo in perlustrazione della nave.
Siamo finalmente nel garage a prendere la macchina. Ah, guardate una cosa, siccome aveva fame. Allora, siamo arrivati a Palermo, siamo già in macchina e adesso a breve scenderemo dalla nave. Aiuto! Andremo a conoscere la bisnonna Paola! La bisnonna Paolina! Allora, inaspettato, sto andando da Irene. Sono arrivata appena a Salemi. Adesso sto andando a sorpresa da Irene e poi dopo vado da mia nonna a sorpresa. Oddio, il campanello dove sta? No, vabbè. Dov'è il campanello? Ho trovato il campanello, ho paura a mettere le mani. Aiuto. Vediamo. Dai, Irene. Un lupo. Ciao, Aro. Non posso entrare. Aro. Prendi la chiave, vieni con me. Certo che se ci diciamo che arriviamo stamattina, fino ad ora siamo stato in giro. Ma sì, che fece una cosa buona. Ah? Soprattutto picchiare. Adesso la dura così, se ne donna moto solo, Quirena. Non ti ha riconosciuto, ma aspetta però mo, a così ci va a dice no? Ti ho restato un poco? Aspetta che c'è un cane e... Vabbè tu fai... vai e sono. Vai, amo. Ah, non riesco, perché anche là non ci siamo neanche. Allora ci vai che ti sono usata via. Certo, tua madre che si vede là per il puro o cancello, diciamo che c'è. Suona, suona.
Ho svelato un altro qua. Rieccomi dopo un bel po' di ore, insomma, dall'ultimo video. Sono arrivata a casa dei miei suoceri qui al mare e stanchissima, stremata proprio. Ho tutta la roba che c'era in macchina da sistemare, ma non so se ho le forze, sinceramente. Comunque niente, adesso vado a sistemare tutto. Mi dispiace se ho vloggato veramente poco di questo viaggio, ma tra la bambina, il cane, metti là, è un caos generale. E niente, penso continuerò il video nei prossimi giorni. Io adesso vi saluto, vado a sistemare tutta quanta la roba e poi domani voglio solo rilassarmi, anche se con la bambina non penso proprio, però ci provo. Niente, vi mando un bacio. Ciao! Piccolo video perché stiamo andando in spiaggia a fare un giro con la signorina qui, tutta la famiglia. Ah.